in Piemonte per discutere nel merito con i sindaci, con il Presidente della Regione e con i deputati interessati, oltre che con i cittadini. Confermo l'impegno molto forte, molto serio e molto rigoroso perché si possa sbloccare tutto ciò che è rimasto bloccato. L'abbiamo fatto con la variante di valico, ci siamo dati una scadenza sulla Salerno-Reggio Calabria. Nelle prossime ore la quadrilatera, nei prossimi giorni inaugureremo finalmente le opere legate al quadrilatero. Sulle strade siciliane stiamo riaprendo una per una le varie opere che erano rimaste bloccate o danneggiate, inserendo 820 milioni di manutenzione e è evidente che al termine di questo percorso potremo ragionare delle nuove grandi opere che ci attendono, ma il punto chiave oggi è quello di riuscire finalmente a sbloccare le cose bloccate. In questo senso, e ho finito, il lavoro fatto sul codice degli appalti credo che sia sintomatico e significativo di un totale e generale cambio di passo. La ringrazio. E adesso ha facoltà di replicare il deputato Giovanni Monchiero. A 2 minuti, prego, deputato. Grazie Presidente, grazie delle sue rassicurazioni. Aggiungiamo solo due concetti. Il primo è che se lei avesse il tempo di accompagnare il Ministro a fare una visita sulle nostre terre, che hanno anche una capacità di accoglienza unica nel territorio italiano, credo che ne trarremmo entrambi beneficio, insomma, noi come cittadini e esponenti del territorio e lei come turista in questo caso, che avrebbe la possibilità di vedere una terra che non ha eguali. Il secondo punto sul quale invece mi permetto di insistere ancora di più, Presidente, è che le ottime intenzioni che lei ha appena manifestato e le rassicurazioni che ci ha dato sul fatto che il governo intende e stia portando a conclusione le opere incompiute, beh, credo, signor Presidente, che sarebbe di interesse collettivo che venissero selezionate una serie di opere da concludere e contestualmente anche una serie di opere da abbandonare e che questa operazione diventi una delle priorità del governo che qualificherebbe anche per il modo generale in cui verrebbe presa un'attenzione straordinaria ad un problema che qualifica purtroppo negativamente il nostro Paese. Grazie per il suo impegno. La ringrazio, deputato Monchiero. Passiamo allora all'interrogazione numero 3, 2228 del deputato Dell'Ai concernente iniziativa di competenza con riguardo alla decisione dell'Austria di ripristinare i controlli al valico del Brennero. Il deputato Lorenzo Dell'Ai ha facoltà di illustrare la sua interrogazione a 1 minuto. Prego. Grazie Presidente. L'interrogazione si riferisce a quello che noi riteniamo uno dei segni più preoccupanti di un rischio di declino dell'Unione Europea verso, speriamo di no, verso un deserto di solitudini impaurite. Ci riferiamo alla decisione austriaca di ripristinare i controlli al Brennero nelle forme anche immaginifiche che abbiamo visto recentemente sui giornali. Ciò ha provocato